Ciao amiche, buon pomeriggio. Come state? Spero tutto bene. Noi oggi molto molto meglio e mi sta finalmente passando questo raffreddore. So ancora la voce bassissima, un po' rauca e le orecchie ovattate, ma direi che va molto molto meglio. Prima di tutto però il saluto della nostra dolcissima regista Ciao a tutti. Ciao. e dell'aiuto regista. Oggi abbiamo un video unbox shopping, quindi un video un po' diverso dal solito. Voi direte: ma chissà, l'Alix, in quale negozio sarà andata? Chanel, Dior, Louis Vuitton? No, il supermercato. Alix, non ce ne frega nulla. Sono belle le cose di marca, però secondo me 2, 3, 4 bastano, anche 5, 6, però quello di cambio da usare tutti i giorni va bene anche che sia un marchio normale, basta che sia una roba che non ci fa male alla salute, nel senso che sia comunque un cotone, diciamo, buono, non una roba troppo chimica e che ci piace. E se costa poco, ancora meglio. L'importante è che non ci faccia male alla salute, quello sì. Però io non penso, ecco, che se lo vendono all'interno del centro commerciale, nello stesso negozio che ci vende il pane, no? Che mangiamo. Ci vende anche una maglietta o un maglione che semplicemente non ha nessun brand e costa poco, non penso che sia qualcosa di dannoso, no? Sicuramente, Sì, no, perché ci sicuro, vende. Io infatti. mi fido, ecco, voglio dire, mi fido di quel negozio perché mi vende ciò che mangio, che non mi fa male. Quindi mi fido anche di comprare le calze, le Sì, mutande infatti. e la maglietta di cotone. Quindi, per cui, amiche, ho comprato tutti questi maglioncini. E direi che ho fatto un affare. Adesso li guardiamo in velocità, giusto per dare un'idea, uno spunto di quello che si può usare, che la moda del supermercato offre quest'anno. A me sapete che piacciono tanto anche i vestitini, quelli, diciamo, boh, più buoni, tipo il Rinascimento, la giacchettina. Però, sotto alla giacchetta va bene anche un maglioncino così da pochi soldi, sinceramente. Perché poi io magari lo tengo anche a stare a casa, no? Anche la giacchettina buona, tipo questa. L'ho presa dal Rinascimento, questa qua è nuova. L'ho comprata sempre con un po' di sconto. Però non è che ne compro 70 alla stagione. Magari ne compro, sì, 3-4 così di cambio. E l'aiuto regista fa così, nel senso, la manina bucata. Sì, se la vedo che quel colore mi manca, diciamo, mi piace. Magari aspetto un po' i saldi, infatti l'anno scorso con i saldi ho fatto tipo il botto, un sacco di affari a metà prezzo, però al supermercato il maglioncino da pochi euro, se lo trovo che mi piace, lo accatto, amiche. Direi di sì. Però prima di tutto volevo salutare un'amica che è stata molto carina nei commenti e ci aveva chiesto se potevamo dire l'età della regista, dell'aiuto regista e dell'opinionista. Se avete voglia, potete dire l'età. La regista mi guarda con due occhioni, è timidissima. Tu hai voglia di dire quanti anni hai? Dillo tu. Allora, l'aiuto regista ha deciso No, che dice lo prima la dice. Lei non lo regista. vuole dire, non la costringiamo, è timida. Tu dillo se vuoi. Ecco, Io ho 9 anni. l'aiuto regista è un maschietto e ha 9 anni, perché poi ci dicono saluta alle ragazze, però in realtà l'unica ragazza qua è la regista. L'aiuto regista invece è un dolcissimo maschietto. E invece l'opinionista, lo potete dire voi, scusate. Quanti anni ha l'opinionista? Quanti ditini ha? Sei. Così, è Sei. piccolo e cucciolo, ha 6 anni l'opinionista. Infatti sta facendo pisolino del pomeriggio. Eh sì, e allora non c'è a registrare. Però insomma, poi dipende a lui di questo. Del maglione non gliene interessa nulla, mica non gliene frega nulla. Lui viene se gli impegni glielo consentono, ecco, no? Però la regista ci sta pensando, ci pensa, ci farà sapere, vero? In questo momento non se la sente, è timidissima. Qua amiche sono timidissime, infatti per questo la chiamiamo la regista, perché non voleva dire, non vuole dire insomma il nome. E allora da lì è nato la regista, l'aiuto regista e l'opinionista. Tra l'altro è nato, amiche, proprio per puro caso, perché io mentre stavamo registrando un video, facevo così.
perché non sapevo come chiamarla, perché so che lei non vuole, cioè non voleva. E io ovviamente, cioè se non vuole, mai e poi mai. E quindi sì. mi è venuto in mente di chiamarla la regista, e da lì la reggi, la regista, e poi è andata avanti sempre così, e da lì ho detto, ma anche gli altri devono avere, no, un nome, perché sapete che insomma, se uno ha, diciamo, una collocazione, in qualche modo, anche gli altri vogliono, sì, insomma, sentirsi tipo valorizzati, no? E allora l'aiuto regista e l'opinionista, così, sì. Insomma, piccola parentesi, comunque quando... Se vuoi lo potrai dire tu anche sì, più sì, avanti. Comunque sì, ci penso, solo che adesso non la sento ancora. È normale, è normale. È arrivato anche il pubblico, che non è, amiche, non è l'opinionista. Vuoi salutare? No, dai, di ciao almeno, no? Ciao a tutti. È arrivato anche... Non c'ha il nome? Non c'ha il nome? Assolutamente. Però fa delle facce, amiche, gli stavo chiedendo se vuole essere ospite qua. Il marito. Che ogni tanto arriva anche lui. Ogni tanto passa e ci fa qualche faccetta, qualche sorriso. E io gli ho detto, ma siccome vedo tante altre ragazze negli altri canali che fanno, fa il DJ qua di fianco, fanno tipo i video di assaggio degli snack di Halloween, oppure io non li ho fatti, amica, non sono brava a dire poi se una cosa che gusto c'ha, anche con le fragranze, e gli avevo detto, ma noi non lo facciamo il video di copia, l'intervista, e mi ha guardato così, mi ha detto, anche no, è timidissimo anche lui, quindi avete capito la regista da chi ha preso la timidezza. Io, amiche, il contrario, mi piacerebbe, io, sapete cosa mi piacerebbe anche fare? Però so che non sarà possibile da sola, perché non ho l'attrezzatura che mi supporta, mi piacerebbe fare l'Alix 24, per ridere, cioè io non c'è niente da nascondere, certo non mi metto la telecamera in bagno, amiche, perché la doccia è, non lo so, il bisognino, come si può dire, ovviamente non posso portarvi con me in bagno, però nelle altre stanze io segreti non ne avrei, quindi potrei fare l'Alix H24, perché tra l'altro la regista l'altro giorno io, dico sempre delle cose strane anche durante il giorno, amiche, come dico qua, durante i video, come mi vengono le dico. E mi fa, certo che però questa perla così bella, se tu l'avessi detta nel video, sarebbe piaciuta un po' a tutte. Scusate. Sarebbe piaciuta un po' a tutte. Io ho detto, ci voleva H24 di Lallix per... coinvolgere e far fare un sorriso in quel momento, perché praticamente a me nascono spontanee e mica le cavolate, quindi quando arrivano qua ridono con me e io rimango come una seppia, perché a me mi vengono proprio naturali, cioè isa scimpridarisi, dette le amiche sarde capiranno, però isa scimpridarisi sorgono come i vulcani in eruzione improvvisamente, e attacco, magari, che ne so, all'improvviso canto e io non so cantare, all'improvviso ballo e io non so ballare, ma so che non avevate dubbi che io non sapessi fare queste cose, però le faccio magari in modo strano e loro ridono, ma penso che questo succeda un po' in tutte le case, no? D'Italia, ma anche del resto del mondo. Però, beh, è bello così. È bello così, dice la regista, io ho sempre il sorriso, ecco, perché secondo me, no? Beh, è una cosa positiva, mica negativa. Sì. E diciamo che la cosa più bella che possiamo avere è quella, no? È la nostra ricchezza più grande, è il sorriso. Io non sorrido mica solo quando stanno male, loro, ovviamente. E lì c'è proprio una funzione tanta, amiche, così. Che poi, per dire qualcosa di me, dopo sto zitta e guardiamo i maglioncini, ma per dire qualcosa di me, cioè io lì sono catastrofica, appena c'hanno un male su una punta di dito, vedo già il lato oscuro, oh no. Quindi, cioè, sono così e anche così. Tanto allegra quanto poi mi preoccupo 100% appena c'è un dolore. Su di me no, invece, posso avere anche 42 di febbre, che io amiche dico, no, alzati, che tipo sono coricata, io mi alzo, si stacca lo spirito dal corpo, perché mi voglio alzare, il corpo è ancora giù, sì. Lo spirito è già andato di due metri, perché anche sì, se sto male, sono proprio, però così di carattere,
saluto un'amica che è stata carina, mi ha scritto che sono stata brava a registrare, anche mezzo malata, e io ho pensato, povere le orecchie di quelli che mi hanno sentito, vi chiedo scusa veramente per la voce che in questi giorni, orribile, già è brutta, cioè brutta nel senso che non è che ho sta voce melodica, graziata, ma adesso, rauca, che faccio fatica, ogni tanto tossisco, pure è peggio, però, come diciamo ogni tanto, bando alle ciance, oppure via con gli spacchettamenti, scusate, andiamo a vedere queste chicchette, amiche. Guardate il maglioncino del supermercato. Cioè, secondo me, io adesso non sto a provarli tutti, tanto me li vedrete man mano nei video. Però secondo me, carino. E vi dico un segreto, vedete, è l'XL. Io ho una S. Ma al supermercato non ti devi preoccupare di ciò, perché a volte la S è uguale all'XL. Infatti io ne ho trovato. Ma allora che senso ha scriverlo? Nessuno, questo è tutte taglie al supermercato. E quindi io ne ho preso uno di un colore che non mi piaceva. E l'ho misurato. Forse c'è anche qua, vediamo. Infatti, eccolo qua. Questo è uguale. Ce n'era uno anche che non mi piaceva, era un arancione brutto, SM. E questo è fucsia e mi piace ed è una S. E questo indietro è una XL. Amiche, è completamente uguale. Guardate, non si passa un centimetro, solo dalla appena, manica. Appena. Dalla manica un centimetro, forse un centimetro e mezzo, però dalla manica non ce ne frega nulla. Quindi io ho detto, va bene anche l'XL, già me lo faccio stare. Infatti poi quando me lo sono misurata a casa, è perfetto. Cioè non si vede niente. Perfetto, quindi allora praticamente questi maglioni, questi qua a costine li ho pagati 9,90 euro. Si sono staccati questi perché alla cassa, veloce, la ragazza che c'era per qualche mistero mi ha spiegato che mettono l'antitaccheggio qua, così, così sul nastro. Ah. Quando staccano l'antitaccheggio, questo cade, quindi vabbè, me li ha dati così perché mi ha detto... Toh, questo ti serve, che se lo devi cambiare ce lo devi avere. E io l'ho guardata e gli ho detto, ma 9,90 euro di maglione alla mia età, vuoi che sbaglio a comprare il maglione? E gli ho detto, tocca dammelo, che già non cambio niente. Sì, no, io non sono per i cambi, tantomeno per i compleanni, amiche. Se ci fanno un regalo a me, alla regista, a chiunque qua a casa, non si cambia. A meno che, cioè, non sia una roba che mi dicono loro, no, guarda, ho preso questo, ma ti volevo prendere quell'altro, allora te l'ho portato e poi si deve cambiare, tipo, no? Magari non c'era, faccio l'esempio, se no non si è capito nulla. Magari prendono un maglione di una taglia esagerata solo perché vogliono fare il pacchetto, no? E dirti è questo. Però tu vai che ti arriva quella taglia giusta. Allora, in quel caso... Sì, che magari in quel momento in cui l'hanno comprato non c'era la tua taglia. E l'hanno ordinato. L'hanno ordinato, che hanno fatto il pacchetto. Che è un modo strano, però può succedere, può succedere. Sì. Quindi in quel caso è un caso a parte, però se no a cavaldonetto non si guarda in bocca, quindi se arriva un regalo per il compleanno, poi di solito, ecco, cioè io non è che sono tipo puzzi puzzi così, l'hanno regalato, va bene, cioè mi hanno pensato, il pensiero, se anche vengono senza niente va bene lo stesso, non è quello che conta, è l'affetto. Infatti mi piace forse di più farli che riceverli, perché tanto alla fine sono oggetti, a me interessa che le persone rimangano nella mia vita, se sono amicizie, cioè per sempre, non mi interessa, e anche i parenti ovviamente, per sempre li vorrei, come, amiche ditemi che non è vero, come avremmo voluto tutti per sempre i nostri nonni, per sempre, non ce ne frega niente che ci facevano il regalo, noi nonni, avremmo voluto i nonni per sempre, basta, se no mi viene da piangere, basta. Ok. Se non la dicevo non mi partiva la nostalgia, va bene. Questo è grigio topo, cosa dite? Con un po' di durex, perché anche i topolini possono risplendere e brillare. Possono brillare come gli unicorni. Qua c'è il lurex 9,90 euro, secondo me, amiche, nemmeno la lanetta che hanno adoperato. Ah, e questi, è importante dirlo, ma io so che già lo sapete tutte, questi si staccano prima di essere messi in lavatrice così, perché se no... Lo metti in lavatrice,
qua rimane una colla che ti fa una ceretta dietro, che si attacca, si stacca, dopo non la levi più. Sembra di avere una gomma attaccata al collo, una chewing gum. Guardate, potevo essere una commessa mancata. Piego benissimo i maglioni, ma tutte noi mamme, no? O massaie anche, lo facciamo. E anche mamme che lavorano, mamme massaie che lavorano. Siamo tutto un misto, noi siamo tutto in uno. Questo è fucsia. Bellino. Mi piace. Infatti questo se lo cucca anche la regista, l'ho preso doppio. No, ma che ti stacchi. Se la, scusate, mi viene da ridere che l'aiuto il regista se l'è attaccato qua, ma non va bene attaccarlo che ti irrita la manina con la colla. E questo qua, quest'anno mi piace un sacco, c'ho la testa verso la Barbie, avevo la gola che mi pizzicava, sono rimasta così 3 secondi. E praticamente c'ho la Barbie sempre in testa quest'anno, il fucsia mi piace tantissimo, amica non me l'ero mai considerato il fucsia. Quest'anno mi piace, infatti questo lo volevo più fucsia, poi la ragazza che saluto, Monica ti mando un bacio grande, e mi ha detto non è fucsia, è magenta, infatti, poi è arrivato a casa ho capito che non era fucsia, ma lì nel negozio quasi mi sembrava fucsia, però lei mi ha detto, guarda che non è fucsia. È perché quello che hai in mano è fucsia. Questo è fucsia, infatti amiche, la differenza, però è bello, mi piace. Poi guardate, sì. Ho preso anche, cosa? Sì, sì. Questo color orsetto. Sì. Scoiattolo. Tutti con il lurex. Qua non si è badato. Io stacco questi intanto, che così è fatto. Approfitto, amica. Tanto siamo tra di noi, no? Voi cosa fate quando guardate il video? Lo guardate il pomeriggio, bevete il caffè con me? Mi piacerebbe organizzare un domani non troppo lontano dei caffè, diciamo così, degli eventi caffè, perché io non è che posso organizzare eventi particolari, come posso dire, cioè tipo che io scrivo un libro, ma perché? Quindi non lo so, tipo mangiamo una brioche tutte assieme al coffee, quello posso organizzare, giusto. E si chiacchiera tutte assieme, sarebbe bello, però purtroppo penso che rimarrò solo nei miei sogni, però mi piacerebbe tipo magari nelle città, quelle dove ci si può trovare diciamo più comode per tutte, chissà magari un domani non troppo lontano, potrebbe succedere, a me piacerebbe, ecco. Però sognare è, diciamo, ancora concesso, no? Non ce l'hanno ancora tolto. Quindi, questi invece non si capisce perché nello stesso negozio, però hanno adoperato, come si chiama, la spilletta. Forse perché sono un pochino più bougie, sono 14,99 amiche. Lusso qua, con le stelle. Guardate che bello, questo mi sa che ce lo bisticciamo con la regista, vero? Questo col... Allora, queste qua anche sotto giacca, sono 3. Marrone, fucsia e grigio topolino. E adesso ho preso anche qualcuno con le stelline. Secondo me questi è un po' più elegantini, io ce lo vedo bene anche con una giacchetta, se ci avete freddo, no? Questo sotto, giacchetta, sì, pantalone, sì, elegante e bellino. Questo invece è un pochino più sportivetto, con il jeans... Comunque 15 euro, è anche bella, una bella maglia, una pesantezza giusta e costa niente. A me piace tantissimo vederli però nel negozio. Io so che esistono tanti siti dove si possono comprare, però io ho paura, amiche, e lo dico in sardo, che quando mi arriva ruzzapugagau. E non, in italiano non so, però in sardo le amiche sarde avranno capito precisamente cosa sto dicendo. Uzzapugagau, cioè nel senso che mi arriva magari una robetta che alla fine non è niente in tutto, che magari è stropicciata, che magari è troppo leggerina, che non c'ha la consistenza giusta, e mi fido poco. Però qualche volta devo dire, ecco, che mi è capitato di prendere qualcosa su Zalando da vestire. Una volta ho preso delle scarpe perché non trovavamo e ci servivano troppo, perché doveva iniziare la scuola e dovevano avere le scarpe per ginnastica. Non si trovava più il numero delle scarpe dell'opinionista. A me che lui le voleva o gialle o rosse. E ho detto, vabbè, non chiede mai nulla, poverino, anche perché il terzo è bravissimo, non chiede mai niente. E ho chiesto, ma io posso avere le scarpe o gialle o rosse per fare ginnastica a scuola quest'anno? E ho detto, certo. Non le trovavamo da nessuna parte, ma neanche verdi o blu, perché lui poi quando non le abbiamo trovate ci ha detto, ma se ci sono anche di un altro colore va bene, ma non ci sta il tuo numero di nessun colore.
Quindi ho preso su Amazon. Perché arrivavano veloce e servivano per andare a scuola. Ma sì. Sì, se no io sono molto, diciamo, favorevole, anche qua stacco, favorevole. Stavo per fare, guarda, il danno, tirando. Prima bisogna staccare la spilletta. Gli facevo Magari. un buco. Allora, quindi prima bisogna togliere questa. Meno male che non ho tirato. Facendo così, una volta, ho fatto un buco. E tagliando l'etichetta qua laterale, amica, una così, una pietra tonda. Ho tagliato poco a poco e poi ho tirato, ho fatto un buco grande così. Ho detto Aiuto. no! Dopo 10 minuti per cucire, di corsa, che mi sentivo pure... Ah! Questo, l'ho comprati, questi li ho comprati, cos'era, 2 settimane fa? Perché poi ce li avevo qua per fare il video, ma non mi decidevo. Però ho detto, qua li vogliamo usare, se no torna la primavera. Guardate che bellino, non me lo ricordavo più. Questo è un lupetto, a collo alto, amica. Che qua c'è freddo sulle montagne, no? Ah, sì. Sulle Dolomiti fa freddo. Allora ho detto, questo ovviamente si piega perché se no qua sei una giraffa. Così, eh? Non Ecco, giraffa. guardate che bellino, se c'è il prezzo, ma comunque anche questo era 9,90 euro, me lo ricordo. Anche questo è l'XL, ha la marca. Questo è passione e moda, amiche. E quell'altro era come si chiama? Cosmoda. Ah, Cosmoda. Cosmoda, è tutto di moda. Va bene, Giacibassara. Vuol dire che già va bene, che già si usa. Questo è bellino, no? Sì, Se bellino. lo vale 10 euro secondo me. Poi ho preso questo rosa che è uguale, preciso a quello celeste, solo che il colore è troppo bello, non potevo non prenderlo. Bello, sì. Bellino. Tolgo Togli anche la qua, spina? lo tolgo dopo, Vabbè. dai, se no annoio, annoio. Fatemi sapere, voi li prendete i maglioncini al supermercato? Scusatemi, devo tossire. Scusate, una tossita pazzesca. Guardate questo è un rosino che mi piace tantissimo. E questi qua non c'è il prezzo di nessuno, perché questi erano tutti allo stesso prezzo. Dove li ho perse le etichette? Non me le ha date, sono rimaste in negozio secondo me. Comunque erano 9,90 euro anche questi. Quindi in tutto, bello, vero? Bellino, sì, Secondo bellini me è tutti. carino, Sì. ecco. È un po' larghino, morbidoso. Ci sta, ci sta. Cioè, ho fatto shopping al supermercato e qua sei troppo bellino. Celestino, sempre così a collo alto. È un bel celeste, mi dà molto il vibe della sirenetta, sinceramente. Sì, dai. Celestino, semplici, semplici. Comunque, secondo me, semplici, però con un jeans. Poi non importa alla fine come ci si, diciamo, ci si veste, chissà che brand. Bisogna anche valorizzarle, no? Le cose con degli abbinamenti giusti, anche portandoli con grazia ed eleganza, che non sono due persone, ma sono due qualità che tutte noi abbiamo, no? E Sì. poi sì, alla fine i vestiti dovrebbero servire a coprirci e a tenerci caldo. Sono bellissime le cose firmate, anche a me piacerebbe averne, però a volte penso, tutte effettivamente, anche se potessi, non le vorrei, perché con quei soldi probabilmente potrei fare o far fare a qualcun altro tante cose. Quindi quando ne ho due, tre, sono contenta così. Cioè, per esempio la borsetta, un giorno faremo cosa c'è nella borsetta, anche per far vedere la borsetta che utilizzo tutti i giorni e magari anche le altre borsette che ho. Allora, ci tengo a dire che non ho borse Chanel, per esempio, ovviamente. E neanche non ci tengo particolarmente, non ho grandi marchi. La borsa del marchio più grande che ho è Nero Giardini. E sono contentissima di averla comprata, pure con gli sconti. Sono pure buone perché poi quella che mi piace tantissimo ce l'ho addirittura da 12 anni, quella che sto usando in questo periodo, è di pelle, buonissima, quindi ha resistito tantissimo
Secondo me, se le cose vengono trattate bene, durano tanti anni, ecco. Sinceramente, boh, io non mi sentirei neanche tranquilla andare in giro con una borsa, magari esagero, da non so neanche quanto costa una Chanel, 10.000 euro, 8.000, quanto costa? Penso più o meno, sì. Con una borsa di 10.000 euro che costa come mezza macchina, per fare l'ipotesi. E me la scippano, già mi hanno scippato, che lo Forse costano sapete. anche... No, di più, forse no. No, di Dipende, più alcuni no. marchi di più, magari alcuni marchi di meno. La Nero Giardini, più o meno, quando l'avevo comprata io, stava a 300 a prezzo pieno. Io l'avevo pagata con il super saldi 120 euro, così. E mi avevano rubato, quando mi avevano scippato quella volta, il portafoglio, che il portafoglio era Thun, che per me già era, cioè, portafoglio comprato con i saldi, pagato 40 euro. Mi ero messa anche a piangere perché il portafoglio era nuovo. Ma mica, ma se mi rubavano un portafoglio da 2.000 euro, come reagivo? Malissimo, no? Cioè, quello opinionista fa due occhi grandi così, no? E quindi, boh, il valore sta tutto a come glielo diamo noi, anche nel make-up. È bella la palette firmata, se riusciamo soprattutto a comprarla con i saldi è ancora più bella, però ci sono anche tante palettine come quelle di Revolution, che costano pochissimo e sono super. Ah, oggi abbiamo usato infatti nel video della mattina la palette della Sirenetta, infatti per questo make-up così sobrio, amiche. Abbiamo fatto un look, un make-up occhi con i celesti e gli azzurri all'interno della palette della Sirenetta di Revolution, la palette grande al libro. E sì, ma l'ho pagata poco perché mi pare di averla pagata 14 euro su Amazon ed è grande, cioè qua. Aspetta che la prendo, che ce l'ho di qua. Cioè, grande, amiche, questa è la palette. 14 euro è grande, c'è un sacco di ombretti, ci sono i blush, ci sono gli illuminanti. Sì, non è, ok, è bella anche Zia Carlotta. Però quando ne prendi uno o due di ombretti, cioè a me poi mi durano un sacco. Sì, c'è scritto 12 mesi. Io, amiche, sinceramente ho anche avuto qualche ombrettino di Dior che l'ho usato altri 12 mesi. Diciamo che se passa il tempo, dopo lo tengo lì perché è bellina, mi dispiace buttarla e poi non la uso più, ecco, rimane da collezione, diciamo. O per ricordo, per ricordarmi se mi piaceva, se non mi piaceva, se poi ricomprerò una cosa simile. Però l'ombretto, probabilmente se anche lo usiamo per un anno e mezzo, io su di me non ho avuto problemi, ecco. Consiglio vivamente comunque di comprarli man mano, ecco, chi lo usa, lo utilizza. Io ne prendo tante per provarle, poi magari prima che siano, cioè che arrivino alla scadenza ben prima, cerchiamo di farle uscire in modo da non sprecare. Eh sì. Poi al limite, se la voglio riprovare e la trovo ancora, la ricompro. Facciamo così, perché se no anche queste si trovano sempre su Amazon. Allora io magari le provo tutte, poi quando comunque sì, per non tenerle troppo, le do. Poi se decido tra un po' di mesi di riprovarle, le ricomprerò. Tanto si trovano certe cose che fanno sempre, e se no si va, diciamo, con la moda del momento, con quelle che fanno poi. A Sì. meno che non siano particolarmente belle, come questa per esempio di Ariel, non penso che la posso dare perché è la mia sirenetta preferita. Anche quando avrà superato i, quanto dice qua, 12 mesi dall'apertura e non la utilizzerò più, la terrò da collezione perché anche se l'ho utilizzata mi piace tantissimo il pack. Bene, quindi che dire? Secondo me ci si può vestire in modo carino anche senza spendere una fortuna. Perché questa l'abbiamo pagati 10, quindi 10, 20, questo di più, perché questi sono 15 e 15, quindi 20 più 30 fa 50, 60, 70, 80, 90 e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglioni, maglioncini, 90 euro. Buono, sì. Cioè, sono tanti 8 maglioncini, 90 euro. Quindi direi che uno si è rifatto a mezzo guardaroba con 90 euro, non ha speso un rene e rimangono anche soldi per comprare il make-up. Esatto. No?
Quindi sì, bisogna valorizzare, abbinare con qualcosa di carino per rendere gli outfit un pochino più personalizzati. Fatemi sapere se voi avete mai sperimentato l'acquisto dell'abbigliamento all'interno del supermercato. Il supermercato, quello che è grande, che all'interno ha il pane, la pasta e anche magari una parte, magari non tanto grande, ma ce l'ha con l'abbigliamento. Con l'intimo, le mutande, le calze, le canottiere e c'è anche magari qualcosa da vestire perché si trovano sempre tante cose carine, secondo me. Fatemi sapere se vi va, se voi ogni tanto avete provato a prendere qualcosa e come vi siete trovati. Io devo dire che ho preso anche in passato qualcosina e mi sono sempre trovata bene. Mai avuto problemi, sì, la lavatrice non ho mai avuto nessun problema. Voi che dite? Noi Sì, abbiamo bellini. preso ogni tanto qualcosa per tutti, è sempre risultato cose carine. Uno compra, certo, se non ti piace lo stile, il colore, non lo prendi. Prendi No, no, certo. se ti piace, ecco come è fatto, ma come in tutti gli altri negozi. Ecco, io non prenderei mai una roba firmata con di una grande marca solo perché è di quella marca. No, la prendo se effettivamente mi Beh, piace, certo. se no gliela Sì. lascio là tranquillamente. E poi sì, non cose che costano un'esagerazione, ecco. Bene, io direi che mi è anche passata la tosse adesso. Sento come una voce un po' bassa, un po' così fastidiosa, gracchiante. Speriamo che passi. Grazie. Bene, che dire? Vi auguriamo una bellissima, dolcissima serata. Voi volete dire qualcosa? No? Ok. Vi auguriamo una dolcissima serata, come sempre. E ci vediamo al prossimo video. Un bacio dalla vostra Lalix. Ah, mi stavo dimenticando. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qui a vedere il video. Io mi dimentico. E se però vi siete stufati prima, va bene lo stesso. E vi ricordiamo di schiacciare un pollicino se questo video vi è piaciuto. Io mi dimentico di Eh dirlo. sì, Eh anch'io mi sì, di dimentico. iscrivervi al canale se non siete già iscritte. L'iscrizione ovviamente è gratuita, ci mancherebbe, amiche. Assolutamente. E niente, vi ringraziamo tanto. Commentate con tipo l'emoji magari della magliettina o della bustina dello shopping o dicendoci appunto, come dicevo prima, se avete mai comprato qualcosa al supermercato, come vi siete trovati, qual è il più carino che ho preso, perché a dire il vero ero da sola quando li ho presi questi. Eh sì, e ero andata a fare la spesa al supermercato e ho preso questi. Qual è il più carino? Che ho scelto, sì, magari sicuramente c'è il preferito. Il mio preferito è questo, non l'ho neanche detto. Che Ah, ovviamente quello. questi ne ho presi anche di doppi perché li ho presi anche alla regista. Questo è il mio preferito che ho preso anche alla regista. È super carino secondo me perché sono matta per il fucsia. Sì, non li ho Sì. presi solo per me. Va bene, adesso sì però, vi salutiamo, vi auguriamo una bellissima serata, vi mandiamo un bacio grande 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 e ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche!